ciao ciao ragazzi come andiamo ciao a tutti ciao ragazzi al chat come andiamo ciao 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 come andiamo adesso per quelli che per los che quieran entrare a zoom Estamos mandando el link en estos momentos, ¿ok? En unos minutos vamos saludando a las personas que quieran. Por el chat de YouTube los estoy leyendo. Por el chat de YouTube los estoy leyendo. Chao, chao. Chao, ragazzi. Buonasera a tutti. Chao, chao. Buenas a todos. Buenas a Mario. Buenas a Sonia. Buenas a Juan Camilo. Bene, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Y Patia, chao, chao, buenas cera. Buenas noches, buenas noches a, tuto, a todos. Chao, chao, profesores. Espero bene, bene, bien, bien. Chao, chao, ragazzi. Adesso están mandando el link de Zoom. Están entrando a Zoom, le personas. Que vogliono Chao, comendiamo. Buenas tardes. Buonasera ragazzi che stanno a Zoom. Ciao. Ciao raga. Ciao ciao, come andiamo ragazzi? Quelli a Zoom, ciao ciao. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, stanno ciao. entrando a Zoom, stanno entrando a Zoom. Va bene. Non fa niente. In qualche minuto chiudiamo Zoom ragazzi. Stanno entrando, ciao buonasera. Quelli che stanno entrando a Zoom, los che stanno entrando a Zoom... Chicos, eh, por favor, les voy a pedir que participen conmigo, ¿ya? He mandado un PDF. La clase de hoy va a ser bastante interesante, yo espero. ¿Por qué? Porque he mandado un PDF y vamos a hacer todos ejercicios de escuchar. ¿De acuerdo? Tutti ascolto dobbiamo fare oggi, va bene? Ascoltare, solo ascoltare. Vediamo. Ciao, ciao, ciao. Chiudiamo en un attimo Zoom. Que en un átimo Zoom, ragazzi. Buenasera al chat. A ver, apaguen su micro, por favor. Gracias mille. Buenasera Ruth, Claver, eh, Edgar, Ángela, chao, Paola. Buenasera. Si me dicen de dónde me están escribiendo o de dónde me están viendo, les mando un saludo hasta allá. Chao, ragazzi. Chao, chao, chao. yo me tropo a Madrid. Yo soy a Madrid en este momento. Tropo fredo a Madrid. Chao, chao. Ciao ragazzi, ciao ciao a tutti. Ciao chiudiamo, appena arriviamo eh, qualche persona in più qua, chiudo. Ciao, ciao ciao a tutti. Buona... Tut... Quelli che mi devono scrivere, mi devono scrivere soltanto su YouTube. Eh? Io leggo soltanto quello di YouTube, non leggo quello di Zoom. Va bene? Ok, va bene. Eh, ciao buonasera, Ro Rocio, Angela, ciao. Repubblica Dominicana, Angela, ciao. Fino a Repubblica Dominicana, un saluto. Ok, chiudo. Si chiude zoom in 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Chiudiamo zoom. Va bene, chiudiamo zoom. Ragazzi, come mi sentite? Mi sentite bene? Si sente bene? Dico. Si sì. sente bene? Perfetto, no? Sì, sì, sì. sì. Quelli, quelli su YouTube, si sente bene o no? YouTube, si siente bene, me dijo, no, sí, si sí, siente sí. bene, salud, saludos de Udine, saludos, hasta allá, desde Italia, perfecto, gracias, muy bien, se escucha, se escucha bien, se escucha bien, perfecto, se escucha bien, por ahí me confirman, si ¿Sí se escucha bien, perfecto, no, ahora ya tenemos micrófono, ¿no? ya, ya estamos casi volviéndonos profesionales en esto, ok, vamos a seguir trabajando para que se consigan más objetivos, vamos a ver, Oggi, Comienzo presentando los kermo, va ¿vale? Per de Zoom. Por los que están en Zoom, voy a comenzar presentando mi pantalla. Quiero que me digan si se ve. ¿Pueden ver mi pantalla o no? A ver, a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se perfecto, ve. perfecto. Perfecto. Adesso facho la transición. Eh? Y me voy directamente a. Ahora, YouTube, por favor, díteme. ¿Se ve en YouTube? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve en YouTube? Sí, yo espero. Sí, se ve. Vene, bene. Ahora, hoy, chicos, mientras les voy conversando. Hoy vamos a trabajar neta y exclusivamente. Ejercicio. Porfa, chicos, los que no están, los que no están hablando o no, no van a hablar todavía, les pido, porfa, que eh, apaguen su micro. ¿Ya? Apaguen su micro. No quiero verme en la necesidad de tener que silenciar yo a las personas, por favor. Apaguen su micro, ¿ya? Ok, gracias. Ustedes son uno, ustedes son uno por computadora. Si vieran cómo estoy aquí con 50 pantallas y, y bueno, ya me han dicho cómo tengo que hacer para que no se cuelgue nada, no se caiga la transmisión, entonces me entenderían porque les pido que apague cada uno su micro. Ok, miren, vamos a, vamos a empezar. Es el chitsi de ascolto, ¿ok? Comincho hoy y súbito. Dopo, a meta, a meta transmisiones. Hago el sorteo, ya. El sorteo para las personas. La entrega de premios se está haciendo. Me han dicho que ha, ha habido un retraso esta semana, pero mañana más tardar se está haciendo la entrega de premios de los chicos que han ganado la semana pasada. Para esta semana vamos a hacer el sorteo ahí. Ojo, cuando entran, cuando entran para el sorteo, yo lo que les pido es que escriban la palabra clave. Algunos entran, no sé cómo hacen, son genios de la... De la, de la computación son, crack, eh, son cracks haciendo esto De lo, de hacker Entonces me, me, me entran, ponen sus datos Pero no me ponen la palabra clave Entonces si no me ponen la palabra clave Yo no estoy considerándolos en el sorteo ¿Ya? Es lo único que les estoy pidiendo Que me pongan la palabra clave ¿Ok? Por ahí, espero que se escuche bien ¿Ok? Ahora sí vamos a Vamos a empezar ejercicio di ascolto Miren chicos los que han podido descargar el PDF, si no, cuando se termina la transmisión, van a tener el PDF ahí también para descargar. ¿Ok? Primero, vamos a hacer ejercicios de audio. En toda la clase vamos a trabajar ejercicios de audio. Nada más que ejercicios de audio. El título lo dice, ¿no? Es ser da d'ascolto. Ahora, ¿por qué quiero hacer ejercicios de, de, para escuchar hoy? Quiero hacer ejercicios para escuchar. Porque es la habilidad que primero se aprende cuando se llega a Italia, ¿ok? Eso quiero que me entiendan. Los chicos de Zoom, ¿sí? ¿Me entienden? Por eso, vamos a hacer eso. Vamos a empezar, vamos a empezar de lo de lo más fácil a lo más difícil, ¿ok? Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. He mezclado un poquito, si pueden ver en el PDF, he mezclado pruebas. De, de nivel a 1 a 2 b1 b2 ok de todo de todo eh, para que ustedes puedan practicar sobre todo ejercicio de escuchar los vamos a resolver juntos también ok entonces sin más preámbulo vamos a ir a escuchar el primer audio lo primero que voy a hacer chicos es hacer una pequeña prueba a ver si se escucha bien voy a apagar mi micro por unos segundos porque si no apago el micro, o va a haber una especie de eco que quiero evitar. ¿Ya? Y me dicen, por favor, avísenme si se escucha bien. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, voy a poner, ahora mismo estoy poniendo que se reproduzca el audio. Ascolto uno. A ver, coméntenme. Chao. Salve, ¿cómo va? Bene, gracias. ¿Y e tú cómo estás Se escucha sí, sí, no se escucha, perfecto sí, se escucha. perfecto si se escucha estamos muy bien ok voy a subir un poquito el volumen se escucha bien perfecto se escucha bien muy bien entonces ya está lo primero que vamos a hacer miren por favor aquí la primera cosa que debemos hacer para resolver un ejercicio de ascolto la primera cosa que debemos hacer es capire qué cosa están nos demandando tenemos que entender ¿Qué nos preguntan. Si no entendemos qué nos preguntan, no vamos a saber dar una respuesta. ¿De acuerdo? La número uno, mira, tenemos. No y habíamos tres opciones da fare, ¿no? La prima, si, no, non lo so. ¿Cuándo marcaré non lo so? Cuando el. Digamos así, cuando el audio no me dice nada de la pregunta que, que, que estoy ahí escuchando. ¿De acuerdo? Me digamos, le due, alguien que me ayude con lectura, por favor, los chicos de Zoom. Alguien que pueda leer la número uno. Le due persone sono amiche. Perfecto, gracias mille. Le due persone son amiche. No sappiamo dopo vedremo. Ok. Número dos, otra persona que me puede ayudar. Una desidera comprare un dizionario inglés e italiano. Muy bien, desidera comprare o no. ¿Qué cosa es desiderar es un sinónimo de volere, no? È un sinonimo, diciamo, di volere. Va bene. Numero tre dice, la libreria è grandissima o non è grandissima? Vediamo, dopo ascoltiamo. Numero quattro, una persona che mi aiuta con la lettura, per favore. Quando, quando parlano è mattina. Ok, quando parlano è mattina? Non lo sappiamo. Mattina, pomeriggio, sera. Magari se tu senti, chissà se tu ascolti... Gli dice devo andare a dormire non sarà mattina no ok numero 5 dice prima di andare in libreria vanno al ristorante non lo sappiamo ok e numero 6 una persona che mi può aiutare per favore a leggere numero 6 per le... Per le tollevo... perfetto grazie mille prendono due cappuccini o no non sappiamo ah e qua un po' per soltanto per capire Ok, soltanto per capire, dice, eh, un poco per capire la parola, ¿no? Cappuccino se escribe con doppia pi, doppia chi. ¿Va a ver? Ok, A eso ascoltiamo. Voy a poner de esta forma, ¿ya? Así, para que lo vean también en YouTube. Y voy a ir bajando poco a poco, ¿ya? Ok, vamos a escuchar dos veces. ¿Por qué escuchamos dos veces, chicos? Escuchamos dos veces... Porque en un examen internacional siempre te ponen un audio dos veces como máximo. Así tú le digas, no, otra más, por favor, un segundo, ya, por favor. No, siempre te ponen solo dos, segu dos veces como máximo para que tú escuches. ¿Ya? A ver, estamos iniciando de lo más básico y vamos a ir subiendo el nivel poco a poco. Cominchamos. 3, 2, 1, bye. Ascolto 1. Ciao! Salve, come va? Bene, grazie. E tu come stai? Non c'è male. Dove vai? Vado in libreria. Vorrei comprare un libro. Non conosco librerie qui vicino. C'è la libreria Italia. Non è molto grande, ma ci sono molti libri nuovi. Vuoi venire con me? Non ho voglia di andare a piedi. Prendiamo l'autobus. No, è vicino. Andiamo sempre dritto per questa strada. Al semaforo andiamo a destra e arriviamo. Va bene. D'accordo. Vengo. Prima però facciamo colazione al bar. Prendiamo un bel cappuccino e una pasta. Va bene, ma non mi piace il cappuccino. Preferisco il tè. Perfetto. Tu prendi il tè e io il cappuccino. Ok, come andiamo? Più o meno... Si capisce? Non lo so. La prima cosa, la prima cosa che tu devi fare, la prima cosa che tu devi fare... es poner un punto en la respuesta que creas. ¿Por qué? Porque en un examen no se admiten borrones. ¿Ok? Pones un punto en la respuesta que creas. Meriamo, ¿le dos personas? ¿Son a mí que sí o no? ¿Qué cosa me dicen al chat? A YouTube, ¿qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Son a mí que o no? ¿Sí? ¿Sí? No. No. Sí. Yo pienso que sí. Io penso di sì. Vediamo. Una desidera comprare un dizionario inglese italiano? Sì, no, non lo so. No, no. No. No, dice. Va bene, no. La libreria è grandissima? No. 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 Quando parlano è mattina? Sì. Sì o no? ¿Qué cosa me dicen su YouTube? Sí. No, sí, no. mediamos. Ok, prima de andare la librería van al restaurante? sí o no? No. No. Ok, no, me dicen. Yo estoy dando reta. Yo estoy haciendo caso, ¿ah? ¿eh? ¿Prendono due cappuccini, sí o no? No, no, bien, ya. Yeah. Esto es lo que yo tengo que hacer primero. Y en la segunda yo confirmo mi respuesta. ¿De acuerdo? Confirmo mi respuesta. Ascolteamos de nuevo. Por favor, apaguen su micro, chicos, los que tienen el micro encendido. Por favor, apaguen su micro. Ascolto uno. Chao. Salve, ¿cómo va? Bene, grazie. E tu come stai? Non c'è male. Dove vai? Vado in libreria. Vorrei comprare un libro. Non conosco librerie qui vicino. C'è la Libreria Italia. Non è molto grande, ma ci sono molti libri nuovi. Vuoi venire con me? Non ho voglia di andare a piedi. Prendiamo l'autobus. No, è vicino. Andiamo sempre dritto per questa strada. Al semaforo andiamo a destra e arriviamo. Va bene. D'accordo. Vengo. Prima, però, facciamo colazione al bar. Prendiamo un bel cappuccino e una pasta. Va bene, ma non mi piace il cappuccino. Preferisco il tè. Perfetto. Tu prendi il tè e io il cappuccino. Ok. Esplico. Ok, esplico. La risposta è così, guarda. Le due persone sono amiche? Sì. Perché sono amiche? Perché una saluta ciao, come va o no? Salutano sì o no? En... Sì, Ok, però l'altra persona dice ciao, come va? E quando una persona ti dice ciao, come va? È perché già, sì, già si... quando due persone si dicono ciao, C è, è perché si conoscono. Va bene? Questo ti dico io, eh? sono amiche, è molto probabile che sono amiche. Vediamo. Y e poi eh, una dice salve, pero que una te salude con respeto no quiere decir que por ahí se con... no se conozcan, eh? ojo. ¿Uno decida comprar un diccionario inglés-italiano? Sí, no, no lo so. La respuesta, secondo me, es no lo so. ¿Por qué? Porque dice decid... o voglia o desidero comprar un libro, no te dice qué tipo de libro. Ti dice solo desidero comprare un libro, può essere. Per questo ti dico, non lo so. Va bene? Poi ti dice, la libreria è grandissima? Sì o no? No. No. Lo dice, no? Nell'audio dice, no? Non è molto grande, dice, nell'audio. Vediamo. Numero 4, quando parlano, è mattina? Sì. Perché sì. è mattina? Colazione, molto bene, grazie mille. Colazione. E di, lui dice di andare a prendere un cappuccino al bar, no? E un cappuccino, si sa eh, che il cappuccino si toma di manana, nada más in Italia. Ok, prima di andare in libreria vanno al ristorante, mira sin querer, dice la risposta, vanno al ristorante o no? Sì o no? No. No, dove vanno? Al bar. perfetto. La 6. Prendono due cappuccini? No, no. no. Non prendono due cappuccini. Una persona prende un cappuccino e l'altra mi sembra che prende un tè, no? Cioè, sì. Va bene. Questo è esercizio d'ascolto 1. Va bene? Esercizio di ascolto 1. Vediamo, esercizio di ascolto 2. Guarda. Le due persone stanno molto bene, guarda questo, ascolto due. Le due persone stanno molto bene, ok, vediamo. No? Sono amiche, per prima cosa ti domandano, è parecida all'anterior, no? Dopo dice, le due persone stanno molto bene, sì o no? Vediamo. Dopo dice, quando parlano è sera, pomeriggio, mattina, non lo sappiamo. L'ingegnere con questa parola, occhio, con, molti hanno problemi con questa parola perché non sanno come non sanno come, come suona o come si scrive questa parola Inge -re. Inge -re. Okay? ingegnere ingegnere ok? l'ingegnere mangia qualcosa al bar? sì o no? la signora ha una figlia? e numero 6 la signora cucina molto bene No lo sappiamo, no? Vediamo. Ok. Te estoy ayudando. Estoy haciendo como debería una persona desarrollar un examen audio. Primero vas y lees. Entiendes lo que te están preguntando. Ok? Va bien. Andiamo. Andiamo. Vediamo. Ascolto due. Vediamo, dove? Qua? Ascolto 2, 3, 2, 1. Vediamo. Ascolto 2. Buongiorno signora, come sta? Buongiorno ingegnere, sto abbastanza bene, grazie. E lei? Insomma, non molto bene, ho mal di testa. Oh, mi dispiace. Va a mangiare a casa? No. Oggi mangio un panino al bar, perché alle 2 ho un appuntamento in centro. Ah, bene. Io invece vado a casa, devo cucinare per mia figlia e mio marito. Arrivederci. Arrivederci. Ok, ok. Vediamo un attimo, eh? Vediamo un attimo. Adesso dico, adesso cominciamo con le risposte. Mi domandano Sonia Paitampoma, mi pregunta, credo? No. Sulai mi pregunta? Ingeniería, ¿eh? ¿Ya? No es ingeniería, ojo. Primero empiezo con esto. Ingeniere, ingeniería. Ingeniería, ¿ok? Va bien. Por ahí me preguntan, ¿qué significa insomma? Cuando, tú, cuando, tú, cuando una persona te domanda algo, por ejemplo, yo te domando ¿Cómo estás, Tú me dices, eh, insomma ¿Qué significa? Estoy más o menos, no estoy tan bien ¿Ok? Ojo, en ese contexto Alguien me pregunta, ¿cómo estás, Yo te respondo, eh, insomma Quiere decir que no estoy tan bien ¿Ok? Para Sonia que me preguntó Ahora sí, desarrollemos Le doy personas, ¿son que ¿Sí o no? O sea, no, no? se tratta con mucho rispetto, parece no. Ok, diciamo, le due persone stanno molto bene. No. no, una dice insomma, no. Ok, quando parlano, è sera, no, 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 mi dico va bene. L'ingegnere mangia qualcosa al bar. Sì, mi dicono, va bene. Io il primo ascolto, il primo ascolto, io ricevo le vostre risposte. Eh? Numero 5, la signora ha una figlia, sì o no? Sì. 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 E finalmente la signora cucina molto bene? Non lo so, lo, so, lo so. Non lo so, va bene. Perfetto. Adesso ascoltiamo di nuovo. Spegnete per favore i microfoni. Spegnete i microfoni, grazie mille. Ma venga pagando. Ok, vamos a escuchar de nuevo. Ok? Ascolto 2 Buongiorno signora, come sta? Buongiorno ingegnere, sto abbastanza bene, grazie. E lei? Insomma, non molto bene. Ho mal di testa. Oh, mi dispiace. Va a mangiare a casa? No, oggi mangio un panino al bar. Perché alle due ho un appuntamento in centro. Ah, bene. Io invece vado a casa. Devo cucinare per mia figlia e mio marito. Arrivederci. Arrivederci. Molto bene. Molto bene perché mi avete dato le risposte corrette. Molto bene. Diciamo, la 1, le due persone sono amiche? No, non sono amiche. Perché non sono amiche? Perché uno dice, buongiorno ingegnere, buongiorno signora, come sta lei? Ah, io sto molto bene, e lei? No, io non mi sento bene, insomma, dice, no? Più o meno così dice. E poi dice, no, ho mal di testa, dice, no. Le due persone stanno molto bene? No. Numero 3, quando parlano, è sera? No. Perché dice, devo andare a mangiare alle 2, no? Alle 2, non so che cosa deve fare. Non è sera a meno che sia due di notte, però non credo. Ok, numero 4, l'ingegnere mangia qualcosa al bar? Dice sì, no? Dice di sì, va bene? Poi, numero 5, la signora ha una figlia, sì o no? Lo dice, no? Lo dice, dice la signora ha una figlia e dice eh, sì, devo andare a cucinare per mia figlia. Va bene, sì? La signora cucina molto bene? Probabilmente. <laughs> Probablemente, si no non si sa. Magari se sabe, no, no se sabe. Magari si se habla con el marito, sabemos, ¿no? Pero no se si sabe en este caso. ¿Va bien? No se si sabe. ¿Va bien? Ascolto 1, ascolto 2. Nivel, se volete saber el nivel. ¿No? ¿Quieren saber el nivel o no? ¿De dónde sacado? Sí, si quiere saber el nivel, ya. Yeah. El primer, para escuchar el número uno es de nivel A1. ¿Ok? Ascolto 2 è di livello A2. Ok? Facile, difficile? Non lo so. Tu dimmi. Ok? Facile, no? Va bene. Andiamo. Questo ascolto è un po' più impegnativo. Ok? È un po' più impegnativo. Adesso vediamo un attimo perché rispondo a qualche domanda. Mi dicono, Soledad mi dice: scusi, così è uguale che insomma, così, così, e Sí, Soledad, más o menos podría ser cosí cosí, más o menos parecido a insomma, ¿sabes? Pero la verdad te diré, yo en el tiempo que llevo en Italia he escuchado muy poquísimo cosí cosí. O sea, yo siempre he escuchado piú menos o insomma, ¿ya? Pero, bueno, bueno. Ya, ahora sí, volvamos aquí. Eh, este audio, esta parte es un poco más empeñativa. ¿Por qué? Porque yo voy a... En la primera era marcar, ¿no? Marcar. Si lo quieres poner matemáticamente, yo tengo 33% de probabilidad de equivocarme. ¿Ok? 33, 33, 33. ¿Ok? Aquí. Ahora, aquí, ascolto 3, yo voy a tener más probabilidad de equivocarme. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir una palabra. O sea, si yo escribo, por ejemplo, me, escucho la palabra tabaquería, y estoy seguro que la palabra estaba quería, Ahora tengo que ir y escribir la palabra. Ok. Entonces requiere un cierto nivel, ya un poco más de concentración o de conocimiento del idioma. <coughs> ok, perdón. Ok. Entonces mmm, vamos a ver. Le llamo por primera cosa. <coughs> Dice. Al semáforo. No sé, poi va fino a la segunda estrada, el i gira. Di fronte che? Non sappiamo. Número 2. La in vetrina costa? ¿cuánto costa la gonna? La gonna rossa costa? Non sappiamo. <coughs> Perdón. Perdón chicos, este problema de la tos siempre es muy muy traicionero. Ok, vamos a escuchar. Ok? Ascolto 3. 1. Scusi, come posso arrivare alla stazione? Al semaforo a destra. Poi va sempre dritto fino alla seconda strada. E lì gira a sinistra. Di fronte c'è la stazione. Grazie mille. 2. Quanto costa la gonna in vetrina? 65 euro. C'è rossa? No, rossa l'abbiamo nell'altro modello. Quanto costa quella rossa? 87 euro. Va bene, la prendo. Va bene, come va? Ragazzi, qua, su. Si capisce o non si capisce? Più o meno. Sì, no? Adesso che succede? Se c'è un numero, se c'è un numero, dobbiamo scrivere il numero. E questo è già un po' difficile, va bene? Se c'è un numero, dobbiamo scrivere il numero. Allora, vediamo. Ascolto di nuovo e dopo scrivo, va bene? Ascolto di nuovo. 3, 2, 1. Ascolto 3. 1. Scusi, come posso arrivare alla stazione? Al semaforo a destra. Poi va sempre dritto fino alla seconda strada. E lì gira a sinistra. Di fronte c'è la stazione. Grazie mille. 2. Quanto costa la gonna in vetrina? 65 euro. C'è rossa? No. Rossa l'abbiamo nell'altro modello. Quanto costa quella rossa? 87 euro. Va bene, la prendo. Ok, va bene. Hai già la risposta? Sì. Sì? Adesso. Por il chat di YouTube, los leo. Los de Zoom, me, qual è la prima? Al semaforo. Al semaforo a destra. O gira a destra. Com'è? A destra. A destra. Va bene. A. Destra. Perfetto. A destra. A destra. Per YouTube anche mi dice Giulia a destra, a destra, a destra, a destra. Bene, a destra. A destra separato. Eh? A destra separato. Ok. Poi va. dice? Poi va. Siempre. Sempre. Adesso, adesso viene il problema. Come si scrive dritto? Ok. Adesso io ti domando una cosa. E dritto? Así lo habías pensado? Dritto. Mira, dritto, siempre dritto. ¿Va bene? dritto. Ok. Fino a la segunda estrada, Eli, gira. No, si, mira, siniestra. A. A. Sinistra. 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 A. Sinistra. A siniestra no. A sinistra. Por ahí los que me dicen dirito. Dirito. Los que me han puesto dirito así. Yo te digo normalmente. Normalmente, cuando tú das indicaciones, dice drito. De esta forma. Ya. Ojo. Di fronte che. <laughs> La. A ver, necesito un, un ayúdenme. A, les voy a enseñar un truco. Apaguen sus micros. Una persona nada más, una persona que me, que encienda su micro y me lea esto de aquí. Con el artículo. Ya, mira, ¿qué sucede? Yo te voy a dar un truco. No sé si lo sabes o no lo sabes. Espero poder ayudar. Mira. Las. Gracias. Ahora léelo. Léalo. Alguien que lo lea, por favor. Las. Estaciones. Las. Tacciones. Tacciones. Las. Taciones. ¿Qué hice? ¿Qué hice? La S la pegué a la anterior vocal para poder pronunciar mejor, porque yo escucho y he escuchado es más que me han dicho la estación la estación no es, porque no hay una E acá. Esa E fantasma la hemos tenido todos los que hablamos español, ¿ok? Entonces cómo me quito yo eso? como te indiqué la s la pongo antes de acuerdo la s la pongo antes y pronuncio como si la s fuera parte del artículo las estaciones ok espero que les haya servido que les sirva créanme que esto de verdad ayuda muchísimo por ejemplo bueno voy a poner un ejemplo más porque considero que es importante mira la mayoría me dice lo estudiante lo estudente. Y cuando yo digo no hay una E, me dicen los studente y, y, y padecen para pronunciar. Ahora yo el único truco que te tienes que hacer es imaginarte que la S está antes y leer Los Tudente. ¿Ves? Y viene más fácil. ¿Ya? Espero, de verdad, espero que haya servido de algo porque, aunque parezca algo insignificante. Este pequeño truquito lo vengo utilizando muchos años y me da buenos resultados. ¿Ya? Vamos a ver. Lagón in vetrina Costa. Lagón in vetrina Costa. ¿Cómo se escribe? Ya. Me dijiste así, 65 ya. ¿Así está bien? Con una sola S. ¿Dónde? No. No, no sé, díganme ustedes, yo estoy preguntando. ¿Está bien así? Con una sola S. ¿Lo separo? Que es, que es. ¿Lo separo? No. no ¿Y por qué no lo separo? Van juntos siempre. Ok, ahora yo te pregunto. ¿Es con una sola S aquí? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Con doppia. Con doppia. Do ya. Do do se ya. Con doppia. 60 es. 60. Ya. Con doppia. cinco. Ahora, una particularidad de los números en italiano es que se escriben juntos. 65. Doppia S. ¿Cuánto cuesta? 65 euros. Ya. Euros, sí, no creo que haya problema. Ya, aunque aunque aquí pueden ser pueden ser algo condescendientes y pueden poner válido cuando ponen la cifra ya pero lo estoy explicando la gona rosa costa cuánto ¿O tanta así está bien Sí, no 87, perfecto, 87 Ojo, ¿ah? ¿eh? 87, todo junto 87 euros ¿De acuerdo? Vamos a ver Vamos a ver, de nuevo ¿Cuál? ¿Qué nivel? Esto es a 1 Ascolto 4. Andiamo a vedere l'ascolto 4, va bene? Ascolto 4. Che cosa prende la signora De Luca? Qua già è ancora più impegnativo. Perché? Perché io devo dire che cosa prende, no? Scrivere. Qual è la nazionalità di Peter? Da dove viene John? Che lavoro fa la zia Giovanna? A che ora arriva Giovanna? Chi è Paola? Rispondere a domande. Vediamo. Vediamo come funziona. 87. Vanessa mi scrive. Io. Muy bien. Vamos a ver, questo è Ascolto 4. Vediamo. Ascolto 4. Ascolto 4. 3. Buongiorno signori De Luca. Come va? Bene, grazie. Prendete il cappuccino? Sì, grazie. No, per me è una pasta e un caffè. Subito. 4. Io sono Peter. Sono svizzero. E tu? Io sono John, piacere. Vengo da Londra. E tu? Da Zurigo. Hai voglia di prendere qualcosa al bar? Sì, volentieri. 5. Oggi arriva mia zia Giovanna da Roma. Viene per lavoro. Ah, che lavoro fa? È medico. Domani va a un congresso. A che ora arriva? Oggi pomeriggio alle 4 meno un quarto. Viene da sola? No, c'è anche Paola, la figlia. Paola è molto simpatica. Ok. Antes de ir, antes de ir a responder, por ahí Joseph me pregunta, eu, yo digo acá, no? 65 euro. Por ahí me dice, pero euro no se cambia plural. ¿Qué me dicen los de Zoom? Se cambia o no se cambia? ¿Cómo se dice? 5 euro o 5 euro? Euro, ¿no? Euro es una palabra que no tiene plural, ¿ok? Ok, por ahí para responder, ¿ya? ¿Qué cosa aprende la señora de Luca? ¿Qué cosa aprende la señora de Luca? Pasta, pasta y un café. Ok, una pasta y un café. Ah, no, hemos escuchado una sola vez, ¿no? Escuchamos una vez más, sí, ¿no? Vamos a escuchar una vez más, ¿ya? Escuchamos de nuevo. Ojo, ojo. Por ahí hay una nacionalidad. Come se scrive? Ya me lo vas, te lo voy a preguntar yo. Ascolto 4. 3. Buongiorno, signori De Luca. Come va? Bene, grazie. Prendete il cappuccino? Sì, grazie. No, per me è una pasta e un caffè. Subito. 4. Io sono Peter. Sono svizzero. E tu? Io sono John. Piacere. Vengo da Londra. E tu? Da Zurigo. Hai voglia di prendere qualcosa al bar? Sì, volentieri. 5 Oggi arriva mia zia Giovanna da Roma. Viene per lavoro. Ah, che lavoro fa? È medico. Domani va a un congresso. A che ora arriva? Oggi pomeriggio alle 4 meno un quarto. Viene da sola? No, c'è anche Paola, la figlia. Paola è molto simpatica. Perfetto. Dice: Che cosa prende la signora De Luca? Por ahí mi dice una pasta e un caffè. Molto bene, Alicia. Mi dice: no? Una pasta. E un caffè. Doppia F e con l'accento di là. Va bene? Accento verso sinistra. Di che Qual è la nazionalità di Peter? O di Peter, no? Qual è? Qual è? Lì lo ha scritto Antonia. Antonia, Antonia Serna l'ha scri scritta la nazionalità. Svizzero, molto bene, anche Patrizia. Svizzero, doppia Z, svizzero. Ok? Perfetto. Da dove viene John? Londres e come si dice Londres in italiano? Londra. 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 Perfetto. <coughs> Perfetto. Numero 5. Che lavoro fa la zia Giovanna? Il medico. E medico. medico. Molto bene. Molto bene Paola. Molto bene Gai Mi hanno scritto. Molto bene svizzero. A che ora arriva Giovanna? ¿A qué hora? No de... no a aquí, Guarda, che, un error, un horror, che, cuá. Arriba es eh, con la v. A veces el autocorrector aquí molesta, ¿no? Como, como mi, mi ordenador está en español, a veces me molesta y me corrige cosas que no debería. Ok. Diche. Ale, 4- menos. Cuatro menos un cuarto. Cuatro menos un cuarto. Tres cuarenta Va bene? Chi è Paola? La figlia di Giovanna. La figlia di Giovanna. Perfetto. Questo mi sembra che... No, questo è un A2. Va bene? Questo è un esame A2. D'accordo? Andiamo bene. Ascolto 5. A2 anche. A 2 ascolto 5. Vediamo. Ascolto 5. Ascolto 5. Pronto? Ciao Giulio, sono Luciano. Luciano, che sorpresa! Come stai? Hai ricevuto la mia email? Certo. E anch'io ho una bella notizia per te. Vengo a Roma. Davvero, ma è meraviglioso. Quando? Il 28 ottobre, per dieci giorni. Vieni con tutta la famiglia, vero? Naturalmente. Ho già comprato i biglietti per tutti e tre. Linda è molto eccitata perché è il suo primo viaggio in aereo. Anzi no, il secondo. Ma il primo aveva solo tre mesi e ovviamente non ricorda niente. Adesso parla italiano? Sì, molto bene. Ha solo tre anni e mezzo, ma è una bambina molto intelligente. Parla italiano e inglese senza problemi. E Lucy? È contenta del viaggio? Molto contenta. Lei viene sempre volentieri in Italia. È innamorata del nostro paese, lo sai. Per questo mi ha sposato. Tu non cambi mai, eh? Vengo a prenderti io all'aeroporto. A che ora arrivi? Alle undici e mezza a Fiumicino. Benissimo. Vado a dare la bella notizia a Sandra. E ai ragazzi. Ok, a presto e un bacio a tutti, anche a te, a Lucy e a Linda. Ciao ciao, perfetto. Vediamo aiutatemi ragazzi. Luciano va a Roma per lavoro. Non lo so, non si sa, va bene. Gli altri ragazzi che cosa dicono? Linda è la figlia di Luciano, sì o no? Sì, è la figlia, va bene. Numero 3, Lucy è la moglie di Luciano? Sì, va bene. Quando parlano è mattina? Credo di sì. Credo di sì, credo di sì. Non lo sappiamo. Ok, non lo sappiamo. Luciano e la sua figlia vanno a Roma in aereo. Scusa, scusa, famiglia, ho letto male. Anche perché famiglia è scritto male. Famiglia. Va bene. Luciano e la sua famiglia vanno a Roma in aereo? Sì. Sì, va bene. Giulio non è, non è molto contento della visita di Luciano? No. Non è molto contento? Ok. Sì o no? Non lo so. Scrivo... Non lo so. Sì. sì. Non lo so. Vediamo. Ascoltiamo di nuovo. Va bene? Ascoltiamo di nuovo. Ascolto 5. Pronto? Ciao Giulio. Sono Luciano. Luciano, che sorpresa. Come stai? Hai ricevuto la mia email? Certo. E anch'io ho una bella notizia per te. Vengo a Roma. Davvero. Ma è meraviglioso. Quando? Il 28 ottobre. Per dieci giorni. Vieni con tutta la famiglia, vero? Naturalmente. Ho già comprato i biglietti per tutti e tre. Linda è molto eccitata perché è il suo primo viaggio in aereo. Anzi, no, il secondo. Ma il primo aveva solo tre mesi e ovviamente non ricorda niente. Adesso parla italiano? Sì, molto bene. Ha solo tre anni e mezzo, ma è una bambina molto intelligente. Parla italiano e inglese senza problemi. E Lucy? È contenta del viaggio? Molto contenta. Lei viene sempre volentieri in Italia. È innamorata del nostro paese, lo sai. Per questo mi ha sposato. Tu non cambi mai, eh? Vengo a prenderti io all'aeroporto. A che ora arrivi? Alle undici e mezza a Fiumicino. Benissimo. Vado a dare la bella notizia a Sandra e ai ragazzi. Ok. A presto e un bacio a tutti. Anche a te, a Lucy e a Linda. Ciao ciao. Ok, diamo risposte ragazzi, diamo risposte. Luciano va a Roma per lavoro? Non lo so. Non lo so, non dice. Non dice né vacanza né lavoro, niente. Numero due, Linda è la figlia di Luciano? Non. Quanti anni ha Linda? Tre. Tre anni, perfetto. Numero tre. Luci è la moglie di Luciano. Sì. Dice no? Per questo mi è sposato no? Il micro, ragazzi, che succede? Numero 4. Quando parlano è mattina. Quando parlano è mattina non si sa. Il micro, raga, per favore, c'è problemi. Ci sono dei problemi con il microfono. Ok. Numero 5. Luciano e la sua famiglia vanno a Roma in aereo? Sì, sì, vanno in aereo. E l'ultima, Giulio non è contento della visita di Luciano? Sì, è contentissimo. Sì. È contentissimo. Lui dice vado a dare la bella notizia e tutto, va bene? Questo è un A2. Ui madre mia, questo sei impegnativo, va bene? Mario si veste, vediamo. Vediamo come funziona questo. Andiamo avanti. Ascolto 6. Forza ragazzi, eh, perché dopo vengono gli ascolti bellissimi. Ascolti già, stiamo cominciando a salire il livello. Va bene? Ascolto 6. Ascolto 6. 1. Ehi Mario, come ti vesti domani al matrimonio di Laura? In modo classico. Completo, giacca e pantaloni neri. E tu, Lella? Io mi sono comprata un vestito di seta verde e sopra ho una giacca rosa. Sono elegantissima. 2. Senti, ma da quanto tempo tuo zio abita a Londra? Da più di dieci anni, credo. Io ero un bambino quando ci è andato. 3. Seguono le previsioni del tempo per domani 7 novembre. Al nord, nuvoloso con probabili piogge e rischio di nebbia in pianura. Al centro, variabile con tendenza al miglioramento. Al sud nelle isole, sereno o poco nuvoloso. Vento forte sulla costa. Temperature secondo le medie stagionali. Com'è facile e difficile questo? Questo già. Come andiamo? Bene ragazzi? Come andiamo con questo? Facile e difficile, aiutatemi su! Si capisce o non si capisce niente? È È un pochino più veloce, no? Un pochino più veloce. Facciamo? Lo facciamo? Lo faccio insieme? Va bene? Lo faccio io, va bene? Mentre, mentre lo sentiamo. Guarda, eh? Oh, 3, 2, 1, vai. Ascolto 6. 1. Ehi Mario, come ti vesti domani al matrimonio di Laura? In modo classico. Completo, giacca e pantaloni neri. E tu, Lella? Io mi sono comprata un vestito di seta verde. E sopra ho una giacca rosa. Sono elegantissima. 2. Senti, ma da quanto tempo tuo zio abita a Londra? Da più di dieci anni, credo. Io ero un bambino quando ci è andato. 3. Seguono le previsioni del tempo per domani 7 novembre, al nord. Nuvoloso con probabili piogge e rischio di nebbia in pianura. Al centro, variabile con tendenza al miglioramento. Al sud e nelle isole, sereno o poco nuvoloso, vento forte sulla costa. Temperature secondo le medie stagionali. Ok, aiutatemi ragazzi. <coughs> dice Mario si veste in modo classico, completo, giacca pantaloni... pantaloni neri. Lela si mette un vestito di seta verde, verde dice, no? Verde. E sopra una giacca rossa, dice, una giacca rossa. E qui io tuve una duda, le, le soy sincero. Aquí, ¿Es o rojo? si es rosado o rojo, exacto. Sí. Tuve una duda ahí, pero al final la S no vibra. Y si la S no vibra, es rosa, ok, roja. Diche, la número 2. Céntima, ¿da cuánto tiempo tu tío habita en Londra? Diez da, diez piu da, piu. Die, die di 10 anni. Ok. Ok. Por ahí. Io ero un bambino quando ci andato. Seguono le previsioni per domani. Qual è la data? Non lo sentita? 7 novembre. 7 novembre. Novembre. Al nord nuvoloso. Scritto così: Nuvoloso. Comprobable pioche y e riesgo Al centro, variable, justo. Con tendencia al mejoramiento Al sur, en el isole, sereno o poco nuvoloso. Vento fuerte. Vento fuerte. Vento fuerte, su la costa. Ok, por ahí hay un micro que está con estática. Ayúdenme con ese micro, por favor. Solo cuando sea necesario lo enciendes. Numero 7, guarda. Numero 7, ok. Numero 7 dice: Che cosa compra la signora Bianchi? Che tipo di libro cerca Stefano? Quale lingua desidera praticare? Perché Paola non vuole e non, vu non, va, non va alla festa? Qua non, va, non è con acento. Si notano algún errore, è giusto per l'autocorrettore autocorrector. Perché non? Perché Paola non va alla festa stasera? Che cosa fa invece Paola? A che ora vada a Simona Ok. Mediamos, mientras esta vez, como ya el audio va un poco más rápido, voy a ir escribiendo, ¿ya? Para que se vayan guiando mientras vamos resolviendo, desde, el primer, desde la, la primera vez que escuchamos, ¿ok? Esto es ascolto número 7. Ascolto 7. 4. Buongiorno, señora Bianchi. ¿Desidera? Vorrei mezzo chilo di patate, per favore. 5. Che tipo di libro stai cercando? Non lo so esattamente. Un libro tedesco. Però non mi piacciono i romanzi, preferisco qualcosa con informazioni sull'attualità. Ma non deve essere troppo difficile, sai, devo praticare la lingua. 6. Paola, che fai stasera? Vieni con me a una festa? Guarda, Chiara, mi dispiace, ma sono stanca morta. Preferisco restare a casa a guardare la TV. E tu, Simona, hai voglia di venire? Sì, volentieri. Andiamo insieme. A che ora? Vengo verso le 9, 9.30 a casa tua. D'accordo, ti aspetto. Ok, come state vedendo, io faccio una piccola scrittura, no? Tento di aiutarmi, però, però al, al primo ascolto non riesco a scrivere mentre ascolto, va bene? Dopo con il secondo già finisco tutta la risposta, ok? È più o meno così che, che faccio io un esame di questo genere, va bene? Ok, vediamo. Vediamo. 3, 2, 1. Ascolto 7, 4. Buongiorno signora Bianchi, desidera? Vorrei mezzo chilo di patate per favore. 5. Che tipo di libro stai cercando? Non lo so esattamente. Un libro tedesco. Però non mi piacciono i romanzi, preferisco qualcosa con informazioni sull'attualità. Ma non deve essere troppo difficile, sai, devo praticare la lingua. 6. Paola, che fai stasera? Vieni con me a una festa? Guarda Chiara, mi dispiace, ma sono stanca morta. Preferisco restare a casa a guardare la tv. E tu, Simona, hai voglia di venire? Sì, volentieri. Andiamo insieme. A che ora? Vengo verso le 9, 9.30 a casa tua. D'accordo, ti aspetto. Ok, no? Più o meno funziona così, no? Hai visto come ho fatto? Nel secondo ascolto ho completato la risposta che mi mancava. Ok? Completao risposte. La 4 dice: che cosa, che cosa compra la signora Bianca e messo a chilo di patate? Va bene. Numero 5. Che tipo di libro cerca Stefano? Informazione e attualità. No? O no? Qualche risposta diversa. No. Prima dice: No. Prima dice tedescope. No, non vorrei niente di difficile. No. Perché devo praticare? Che lingua sta praticando? Tedesco. Tedesco, perfetto. Dice, perché Paola non va alla festa stasera? Perché è stanca morta. È stanca morta. Quando una persona dice sono stanco morto, sta dicendo che eh, la mia stanchezza è grandissima, no? Giusto? Sì. Ok, perfetto. Che cosa fa invece Paola? Che fa invece Paola? Non vuole andare alla festa, lei vuole guardare la tv tv ok a che ora va da simona chiara alle 9 o 9 e mezza va bene 9 sì, 9 e mezza puoi usare verso perfetto grazie o puoi usare 9 9 e mezza circa va bene? qualsiasi dei due va bene verso 9 9 e mezza o 9 9 e mezza circa o 9 9 e mezza approssimatamente Ok, muchas formas, perfecto. Ascolto 8, guarda, aquí los quiero ver. ¿Qué sucede con esto? Miren, esto sucede lo siguiente. Sucede que yo me encuentro en este punto, mira. Voy 7 qui. De acuerdo, dove che il vigile. Si ¿Sí vede, si sí vede, perfecto. Voy 7 qui. Te van a dar algunas indicaciones. ¿Ya? Te van a dar cuatro indicaciones, ¿ok? Y todas parten desde este punto. Quiero que me digas dónde llega la persona, ¿ok? ¿Dónde llega la persona? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Dónde llega la persona? Ahora chicos, eh, vamos a hacer un poco de ejercicio, de más ejercicios. Si no termino la reunión, lo hago en, el, en la próxima clase. La próxima clase completo esto. Y vamos a hacer un poco de pasato próximo. ¿Va bene? Porque yo les dije que íbamos a hacer pasato próximo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Siete de acuerdo, ragazzi? ¿Sí? Sí, bien. sí andiamo bene. Va bene. Questo, Va bene, facciamo così. Porque a volte no me basta el tiempo. Porque tra, tra una mi me debo hacer riunione, reunión. quindi a volte no me basta el tiempo. Va bene. Ascolto 8. Ah, otra cosa. Si ustedes lo quieren hacer en casa, no hay ningún problema. Me escriben por Telegram y yo les hago llegar el audio, de acuerdo, porque la hoja ya se tiene, ¿ok? No hay ningún problema, ¿ok? Ascolto Otto, igual. Partimos desde aquí, ¿ok? Vamos a ver a dónde llegamos, ¿ok? Ascolto Otto, veamos. Tres. ¿Quieres que lo agrande un poquito? Ok, vamos a hacerlo. 3, 2, 1, vai. Ascolto 8. 1. Scusi, mi sa dire dov'è il. Non è lontano. Sempre dritto su questa strada. Fino alla piazza. Poi a destra. Grazie mille. Prego, buongiorno. 2. Buongiorno. C'è una. Qui vicino? Sì. Continua dritto fino al secondo incrocio. È sulla sinistra, all'angolo, vicino al Caffè Italia. Tante grazie. Di niente. 3. Scusi, per andare. È un po' lontano a piedi. Comunque. Lei gira qui a sinistra. Poi prende la prima a destra. Poi, sempre dritto. Al semaforo. Dopo la fermata dell'autobus va a sinistra, poi ancora a sinistra e arriva... Molte grazie. Arrivederci. Si figuri. 4. Salve. Mi sa dire se c'è... Qui vicino. Sì. È proprio qui vicino. La prima a sinistra, poi a destra. Es acá al distributore de di benzina. Gracias, muy gentile. Prego, buen giorno. Ok, como que choca un poco, ¿no? Que está preguntando y de pronto se escucha un ruido fuerte cuando va a decir lo que está buscando, ¿no? ¿Han notado? ¿Han notado? ¿Alguien me puede decir más o menos dónde piensa que han llegado la 1, 2, 3 o 4? ¿Cuál? Niente, ni nuevo. Ima... De nuevo por favor. Sí, imagínate, imagínate, no, no, no por asustar a nadie, ¿no? Imagínate que de, de, de buenas a primeras te sueltan este audio y, y tú dices, oh Dios, ¿cómo hago ahora? Porque no, no me esperaba esto. ¿No? Pero por eso practicamos ahora, ¿no? Claro. Para que vean el tipo de audio que a veces podrían poner. ¿Ok? Veríamos. Vamos a hacer una cosa. Mientras lo sto escuchando, voy a ir dibujando, ok? Comincio, mentre io sto ascoltando, comincio a disegnare dove arriva la persona. Sí. Va sí. bene? Sí. 3, 2, 1, vai. Ascolto 8. 1. Scusi, mi sa dire dov'è il... Non è lontano. Sempre dritto su questa strada, fino alla piazza. Poi a destra. Grazie mille. Prego, buongiorno. 2. Buongiorno, c'è una qui vicino? Sì, continua dritto fino al secondo incrocio. È sulla sinistra, all'angolo, vicino al Caffè Italia. Tante grazie. Di niente. 3. Scusi, per andare... È un po' lontano a piedi. Comunque, lei gira qui a sinistra, poi prende la prima a destra, poi sempre dritto. Al semaforo, dopo la fermata dell'autobus, va a sinistra, poi ancora a sinistra e arriva. Molte grazie. Arrivederci. Si figuri. 4 Salve, mi sa dire se c'è. Qui vicino? Sì, è proprio qui vicino. La prima a sinistra, poi a destra, è accanto al distributore di benzina. Grazie, molto gentile. Prego, buongiorno. Ok, hai visto? Hai visto? La risposta è la prima, hotel Duomo. Hotel Duomo. Dice sempre diritto, prima, seconda, a destra. Prima strada, se prima strada, seconda strada a destra la numero 2 dice eh, per me è farmacia comunale perché? perché dice eh, vai dritto e poi all'angolo no? vicino al caffè, al caffè Italia accanto al accanto caffè, caffè Italia accanto. ok? farmacia comunale poi la numero 3 è la stazione perché dice un po' lontano a piedi Com comunque gira a sinistra poi la prima a destra continua sempre dritto Fino, alla fermata, fino a, al semaforo, quando passa la, la, come si chiama? la fermata dell'autobus, gira a sinistra, poi ancora a sinistra, e c'è la stazione, e l'ultima dice c'è un. Ok, gira a sinistra, poi gira a destra, e accanto al distributore di benzina. Che cosa? L'autofficina? Il meccanico, no? Ok? Va bene, va bene, ascolto 8. Se non, se non sbaglio male, è un B1 ok? È un B1 questo. E facciamo quest'ultimo. Con questo finiamo. Dopo, lascio eh, ascolto 10, 11, 12 e 13. Lo lascio perché sono un po' lunghi e li faccio nella prossima classe. Ok? La prossima riunione lo faccio. Non ti preoccupare. Sono un po' lunghi e sono i più impegnativi. Quindi, dobbiamo anche spiegare qualcosa in più. se se si debo explicar, es allora mejor que lo hagamos con tiempo. ¿Ok? Si tengo que explicar algo, lo hago con tiempo. Entonces, vamos a hacer esto la próxima vez que nos encontremos. ¿Ok? Promeso. Promeso. ¿Ok? Y e hagamos también el pasado próximo. Porque me han pedido el pasado próximo. Vediamo. Ascolto 9 es un B1 también. ¿Va bene? Es un B1. ¿Qué cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sentir y e dobbiamo ver cuál es la publicidad. Ci sono quattro prodotti, no? Quattro prodotti. Dobbiamo vedere qual è, qual è il prodotto, e diciamo qual è la pubblicità che stanno facendo. Va bene? Ascolto 9. L'ultimo per questa sera. Ascolto 9. Ascolto 9. L'angolo della pubblicità Uno. 1. <susurre> Ehi, hey, sveglia! Comincia la giornata con una doccia di energia. Da oggi puoi farlo con Nuovo Blu Blu, il bagnoschiuma tonificante con le microsfere agli enzimi naturali. 2. Pronto, mamma? Stasera siete a cena da noi, vero? Ma cara, come fai? Quando hai fatto la spesa? Questo è il mio segreto. Cibi pronto forno masini. E sai che cosa mangi. 3. Carlo, ma come sei abbronzato? In novembre, dove sei stato? Sono tornato ieri dai Caraibi. Di nuovo. Dove li trovi i soldi? Faccio la spesa alla super spesa. Ditelo agli amici. Al super spesa, compri sempre tre e paghi due. Ok, vediamo. Il che vive in Italia ha ascoltato alguna vez questo tipo di pubblicità? Ha ascoltato alguna vez in la radio questo tipo di pubblicità? No? Niente? Oh ragazzi, che è successo? Dove sono quelli del Zoom? No? Niente? Madre mia, questa è una pubblicità: quale pubblicità non c'è? Ditemi, qual è la pubblicità che non c'è? Un telefono cellulare. Telefono cellulare. Non la prima, che cos'è? Ok, lo dice. Bagno schiuma. Bagno schiuma, schiuma. blu-blu dice, no? Va bene. Secondo, che cosa è? Un prodotto alimentare. sì cibo, no? Cibi mm. pronti, dice. Cibi pronti. Cibi pronti, e poi supermercato, no? Un supermercato. Super espesa, un supermercato y no me super espesa, no? Sub, eh, chup, super espesa, ok, super spesa. Ok, va bene. Questo era. No lo fato de volte, scusatemi. Porque debo fare. Tengo que hacer el sorteo para esta semana. No me voy a ir sin hacer el sorteo. Entonces, por eso es que no. Ya no me quedo tiempo para escuchar una vez más. Ahora, chicos, ojo. Para empezar, vamos a hacer el sorteo de esta semana. Tengo aquí. Voy a presentar, eh, a ver un momento por favor. A ver, a ver, a ver. Ya está. Estas son las personas. ¿Se llega a ver? Coméntenme. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? ¿Si ¿Sí vede? ¿Si ¿Sí vede o no se vede? ¿Sí? hoy los de Zoom. ¿Qué pasó? Se fueron, fueron cayendo, se fueron durmiendo. Ok. Se ve, ¿no? Ok. Questi sono i chicos della settimana anterior, ok? Los chicos della settimana anterior, perfetto. E cominciamo? Cominciamo? Ok, numero 5, questo è il numero 5, sì, no? Numero 5, vincitori 3, un supplente Va bene. El día de mañana estoy poniendo eh, los envíos de las personas que han participado la semana pasada. El día de mañana se está haciendo llegar el premio a todas las personas de la semana pasada. ¿Ok? Cominchamos. Cueste sobre las personas. Son 40. 40 personas. ¿Ok? Personas. 5, 4, 3, 2, 1. Esta semana son estas personas las que vincono. ¿Va bene? Si ve? ¿Sí no? ¿Perfecto? Sí, se ve. Perfecto. Son estas las personas que vincono esta semana. ¿Va bene? Hagamos una cosa. Esta vez han participado 40. Mira. Esta vez han participado 40. Estamos sorteando un promedio de. Déjenme ver. Un promedio de. Eh, tititi, 35 euros creo por, 35 euros por semana más o menos se está sorteando Premios de 2 de 15 1 de 5 creo si no me equivoco ¿Ya? Si llegamos a 100 le subimos a 50 A 50 euros por semana Si aumentamos a 150 le subimos más premios ¿Okay? Entonces si, si se comparte la transmisión Se aumentan los premios Así funciona esto ¿Okay? Entonces chicos lo único que tengo que decirles es esto. Eh, ah, la palabra, la palabra de esta semana. Uy, la palabra. Me estoy olvidando de la palabra. No recuerdo cuál es la palabra de esta semana, la verdad. Ahora, ahora me lo están diciendo. ¿Cuál es la palabra de esta semana? <laughs> ya. Voy a escribir la palabra aquí. Ya. Voy a escribir la palabra aquí y después la voy a borrar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Escribo la palabra y después borro. ¿Ok? Todo en minúscula. Para empezar, chicos, tenemos que saber que todo en minúscula. ¿Ok? Si escriben en mayúscula, no se va. No se va. La voy a decir. Esta vez la digo. Esta vez la digo. ¿Ya? ¿O quieren que la escriba? ¿Qué me dicen? No me dicen nada estos chicos. No me ayudan. Las dos cosas. ¿Ok? Ok, fachamos así. La escribo qua, guarda. La palabra es specchietto. Specchietto. Ok, specchietto. Ahí lo he escrito. ¿Se vio? En zoom, ¿se vio? Specchietto. ¿Está bien? ¿Correcto? Se ve. Se ve. Se ve. Perfecto. Espequieto. Mira, escrito bien, escrito bien, es así. ¿Ok? Escrito bien. Entonces, chicos, borro la palabra. Vayan al sorteo, por favor. Y vienen. Nos vemos el domingo. Les digo a qué hora. O les digo cuándo es la próxima reunión, ¿ya, chicos? Si hay algún cambio, yo les aviso. ¿Ok? Si vediamo ragazzi, mille, mille. También, gracias mille, veramente, gracias mille. gracias mille. Si vediamo